Le mascherine professionali mancano, avrebbero evitato contagi e morti. Qui abita un imprenditore che dice che ne avrebbe potuto procurare 50 milioni, ma non è stato ascoltato. Ho mandato un po' di mail ai miei amici cinesi, ho messo sotto il mio team a Shenzhen, ho detto adesso andate e cerchiamo di capire che cosa possiamo promettere all'Italia. Queste sono le linee di produzione di mascherine e tute. Hi friends of Piazza Pulita, this is Judith Yao calling from Shenzhen, China. This is our working factory here. This is for all the protection medical suit. We will produce 500,000 pieces per day. This is our automatic mask machine. We can produce 5 million per day. Io ho trovato circa 50 milioni di mascherine, ho detto noi possiamo fornire all'Italia, ci mettiamo a disposizione, tra l'altro a prezzo di costo, perché nessuno di noi aveva la minima intenzione di farci margini commerciali sopra. Ho spedito circa 120 mail, protezione civile, uffici regionali. Devo dire che ho ricevuto una sola risposta dalla regione Lombardia, è stata una risposta automatica del robot che mi diceva che la mia email era stata ricevuta correttamente. Che ti dicevano dalla Protezione Civile? La protezione civile addirittura a un certo punto mi ha detto noi con le maschere chirurgiche siamo a posto, siamo a posto, insomma abbiamo fatto già un ordine sufficiente. A un certo punto mi hanno chiesto il certificato antimafia. Ma i soldi sono i vostri, per mascherine che compriamo in Cina. Le vorreste pagare alla consegna. Quindi in teoria noi, io per fare un favore all'Italia avrei dovuto anche anticipare 25 milioni di dollari, che obiettivamente non ho. E mi sono detto, ma a cosa serve adesso il certificato antimafia? Cioè, questa è la prova che noi abbiamo un commissario straordinario che dovrebbe agire in modo straordinario, dovrebbe essere anche una persona straordinaria, e invece è drammaticamente ordinaria. Qualche politico, anche di governo, dice che tu millanti. Mettetemi la camionetta dei carabinieri qua davanti, lasciatemi lavorare, lasciatemela importare. Se poi faccio una virgola d'errore, mi arrestate, sono prontissimo. In Italia ci sono aziende disposte a riconvertirsi per produrre mascherine. Noi produciamo tessuti tecnici per abbigliamento sportivo. Da fine di febbraio, primi di marzo, da quando è scoppiata l'emergenza coronavirus, proviamo a produrre mascherine. È riuscita a produrre queste mascherine? No. Perché, visto che il decreto prevede la riconversione delle aziende, c'è una mancanza enorme di mascherine? Perché il decreto fa riferimento a delle norme che sottostanno alla qualità delle mascherine, a come le mascherine devono essere prodotte. Le materie prime con le quali normalmente vengono prodotte le mascherine monouso sono molto scarse come produttività in Italia. Guardi, il protocollo del Politecnico di Milano, io ce l'ho qui, prevede l'utilizzo esclusivo di tessuto non tessuto. Quello che è difficilmente reperibile in Italia. Di Reperibile. cosa ci sarebbe bisogno? Di trovare un prodotto alternativo per poter produrre più quantità di mascherine, anche eventualmente con tessuti tradizionali, che in Italia abbonda. Con i nostri clienti abbiamo prodotto diversi tipi di mascherine e l'esito purtroppo su tutti i nostri campioni è stato negativo. Le stanno regalando ai cittadini. C'è l'imprenditore che avrebbe voluto importare mascherine dalla Cina e non c'è riuscito. C'è l'imprenditrice che vorrebbe produrle e non ci riesce. C'è anche chi, come l'imprenditore Antonello Jeffi, la gara Consip era pure riuscito a vincerla. Circa 34-35 centesimi di euro a mascherina. Ma poi è stato escluso. In seguito a un evento scoperto successivamente, ovvero la presenza su questa società nell'anno 2014 e 2013 di alcune cartelle non rateizzate con Equitalia, e questo ha determinato da parte di Consip la nostra esclusione. Lei è stato escluso da un appalto, ha un'indagine per truffa. Lei mi assicura, dato riscontri, che ha uno stock di 25 milioni di mascherine in Cina? Assolutamente, poi se vuole privatamente le manderò tutti i riferimenti. Invece noi possiamo svelare chi una gara Consip l'ha vinta. Si tratta di Salvatore Micelli e nonostante le bufere giudiziarie non gli è stata revocata. Ci siamo aggiudicati la gara per 7 milioni e 100 mascherine chirurgiche a 0,64 centesimi per un valore di 4 milioni 554 mila. Ci risulta una condanna per calunnia, è così? Esatto.
sì. Michelli, lei nel 2018 viene arrestato dalla Guardia di Finanza di Taranto per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, che le contestano di aver creato società inesistenti destinatari di erogazioni pubbliche. Quanto tempo è stato in galera, Michelli? Sono stato 3 mesi e 7 giorni. Però la procura ha chiesto il rinvio a giudizio. Manca ancora la udienza preliminare. Cioè, lei come si difenderà? Nel merito, perché io la maggior parte dei coindagati neanche li conosco, non li ho mai visti in vita mia. Le mascherine, quando verosimilmente inizierete a fornirle alla protezione civile? Io penso entro